Forse si aggiusta la luce. Non si vede un cazzo. Bene ragazzi, qui Dido, oggi è sabato e quindi arriva un nuovo vlog. E scherzavo, non è sabato, sto facendo questo vlog tipo mercoledì sera, credo che oggi sia mercoledì. Ho perso la cognizione del tempo, dello spazio e non si vede niente. È sera, infatti, sono devastato ragazzi, sto facendo questo vlog veramente con condizioni pietose, guardate il ciuffo del diavolo che fa quello che vuole, forse riesco a... Olè. E il ciuffo del diavolo che fa quello che vuole, e me ne è comparso un altro lì, e vedete i capelli sembrano tipo Ursula, fanno sciopero, cioè è una cosa terribile, e potrei diventare single dopo questo vlog perché è qualcosa di... Guarda, sembra che vivo in una fottuta caverna. Ma non è quello l'importante, perché l'importante è che oggi ho la scaletta, e oggi ho la scaletta, e oggi ho la scaletta. Quindi, andiamo, si vede qualcosa, non si vede niente, partiamo con la scaletta. Allora, vabbè, innanzitutto qualcosa che non mi sono scritto in scaletta, ovvero, cioè, in teoria mi sono scritto in scaletta controllare canale, ovvero non mi sono scritto ciò che devo dire, devo vedere sul canale appunto cosa abbiamo incominciato di nuovo, cazzate varie. Allora, come avete potuto vedere, è iniziato il periodo di un video al giorno, ho visto che... Alcuni di voi che non avevano visto il vlog e hanno detto: Dido, stai abbandonando il canale, oppure Dido, ti uccido un cane. Beh, ben sapendo che non ho un cane e cose così. Vabbè, o comunque la stragrande parte di voi, si può dire, mi sembra di sì, ha detto che è ok, tutti mi avete, quasi tutti, il 99,9% di voi mi ha scritto nello scorso vlog, cioè nei commenti dello scorso vlog, che devo godermi anche io la mia vita e tutto, e lo so ragazzi, grazie mille, quello che mi interessava era solamente spiegarvi come stavano le cose e cercare di rendere il più chiara possibile questa cosa. Comunque, grazie per essere stati comprensivi e senza dilungarci ancora tanto perché poi vi annoio, incominciamo. Allora, intanto è arrivato 6 giorni fa, l'ho caricato, quindi dovrebbe essere stato... Affanculo, ci guardo. È stato caricato il 30 maggio. Contando che il vlog è stato caricato il 31 maggio, allora non è una cosa nuova il video di ringraziamento per i 40.000 iscritti e quindi non ne devo neanche parlare. No, vabbè, scherzo, visto che sto vedendo adesso ha superato le 34.000 visite ed è a 2.500 pollici in su. Grazie mille ragazzi, è qualcosa anche questo di assurdo, perciò grazie di cuore. Di nuovo di questa settimana c'è solamente il vero Let's Play di Resident Evil Revelations, finora era stata giocata solo la demo. E mentre adesso appunto abbiamo incominciato il gioco intero, mi sta piacendo un casino. Ecco ragazzi, sappiatelo, io con le parti sono mi sembra alla 18, e quando vedete questo video saranno state caricate fino tipo al... Oh merda, il video di domani devo ancora montarlo. Cazzo! Che poi mentre mi state vedendo è sabato, ma il domani di cui parlo io è venerdì. Quando vedrete il vlog dovrebbe essere massimo la parte 3, credo che si fermerà la parte 2, comunque quando vedrete il vlog avrò caricato fino alla parte 2, mi credo. E quindi io sono già molto avanti, quindi non mi state a dire Diddo devi fare questo per andare avanti, perché sono già andato avanti, tranquilli. Però sappiatelo, leggo comunque tutti i commenti, come quasi tutti, perché tutti è impossibile, lo ammetto che non li guardo tutti perché sarebbe impossibile, però gran parte sì, perché mi interessa vedere il feedback e cosa ne pensate di volta in volta. Quindi tranquilli che se commentate vedo cos'è che scrivete, cioè non è che dico tanto le ho già fatte, che se ne frega, no, mi interessa anche. I commenti sono belli quando non parlano del gioco, cioè se tutti i commenti fossero Dido, devi prendere questa cosa, minchia, YouTube sarebbe una di quelle cose tristi, davvero, come, non so, la nonna di Bubi quando strozzava i gatti, ad esempio. No, scherzo, non l'ha mai fatto. Perché era Bubi stesso a farlo. Dunque, a parte le cazzate, quindi, oltre a Resident Evil... Nient'altro, nient'altro, vabbè, Silent Hill Final Redemption, yeah, Dito è morto di paura, yeah! E poi di altro niente. Quindi direi che la faccenda controllare il mio canale
abbastanza triste, è conclusa. Come iscritti siamo a quota 41.000 nel momento in cui faccio il vlog, è 41.609, quindi abbiamo superato i 41.000, anzi stiamo per sfondare la soglia dei 42.000, veramente grazie, ma basta perché poi divento veramente pesante con tutti, grazie, 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 grazie. Quindi grazie mille di cuore, una volta sola e basta. E andiamo avanti con la scaletta. Dunque, allora, scaletta. Intanto c'è un messaggio ed è di Rea che mi scrive Sims Legit. Ah sì, ok, ho capito a cos'è che si riferisce. Intanto mi avete chiesto in mille di dov'è The Calling. Allora, The Calling, ho scoperto il modo per andare avanti, forse ve l'avevo... Vabbè, c'è stato un rumore alquanto particolare. The Calling, quindi stavo dicendo, ho scoperto il modo per andare avanti e volevo appunto mandarlo avanti. Però ho guardato poi, no? Ho guardato un video per capire cosa dovevo fare per andare avanti e poi ho notato che ho dato una sbirciata avanti, ma senza guardare i video, mettendo minuti a caso, che gran parte poi del gioco... Dopo era sempre in quel cazzo di posto, sempre in quella scuola di merda. Cos'è? Un manicomio, ospedale, scuola, hotel, albergo, ristorante gigante, nave a forma di edificio che naviga sulla terraferma. Qualunque cosa fosse, era sempre lì. Quindi ho detto: ma non è che poi questo gioco è una palla mortale perché è sempre nello stesso cazzo di posto. Quindi chiedo a chi l'ha giocato di dirmi se è sempre nello stesso posto, perché se è sempre, o comunque gran, non magari sempre, ma gran parte, se è gran parte nello stesso posto, allora è una noia anche per voi vederlo, perché cazzo, un po' di varietà almeno. Se invece ho visto male, mi sono sbagliato e è in posti diversi, allora chiedo venia. Quanto siamo? Ah, vabbè, ma tanto taglio poi. Chiedo perdono e riprendo. Quindi era solo quello il motivo per cui non lo mandavo avanti, perché appunto non capisco se convenga mandarlo avanti o no, perché se poi si rivela una ciofeca incredibile, allora no, questo è il gesto della ciofeca. Non fateci caso, è un gesto che forse ho visto da Aldo Giovanni e Giacomo. Quindi, andando avanti, questo era il discorso riguardo The Calling. Se non è andato avanti, ora sapete il motivo e sapete cosa fare. Sapete se consigliarmi di mandarlo avanti oppure no. Passando ad altro, passo a un argomento abbastanza comunque importante, ed è quello dei canali minori, ovvero quei canali che anche a me chiedono costantemente sponsorizzami oppure fammi pubblicità oppure iscriviti ricambio bla bla bla. E volevo appunto dire cosa ne pensavo un po' queste cose qui. Intanto premetto che l'iscriviti ricambio non è che non serva al 100%, serve ma fino a un certo punto secondo me, perché agli inizi 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 anch'io facevo così. Poi col tempo mi sono accorto che se uno va avanti solo così, cioè comunque l'ho fatto per pochi iscritti, perché poi appunto mi sono accorto, se uno lo fa sempre, poi incorre in conseguenze negative, perché ha comunque questa pratica pregi e difetti. Come pregi ci metterei il fatto che si guadagnano tanti iscritti in teoria in poco tempo. E questo per un canale che apre, che nasce, che vuole subito iscritti, non è un male, ammetto. Il male però nasce parlando appunto dei difetti, perché il male nasce da questa pratica, perché poi la gente che si iscrive solamente per avere iscritti in cambio, quindi si iscrive al canale per fare in modo che il canale a cui si iscriva al proprio canale. Perché faccio questi discorsi? Ok, cosa cazzo stavo per dire? Stavo per dire che i canali che si iscrivono al vostro canale lo fanno solo per proprio interesse e non per vedere i vostri video. Quindi, se voi avete 100 iscritti e basta, fatti tutti in quel modo, poi avete i video con zero visite, perché a quei canali che si sono iscritti non gliene può fregare di meno dei video che mettete, e quindi è una cosa alla fine controproducente. Quindi, perché non ho detto in partenza che è una cosa totalmente negativa? Non è una cosa, secondo me, totalmente negativa, perché comunque se
Purtroppo la mentalità è questa: se uno vede che c'è un canale con 0 iscritti, di solito non va a vederlo. Se uno vede che c'è un canale con qualche iscritto, 100, 400, che è comunque appena aperto e ne ha già un po', magari è più spinto a vederlo. Purtroppo questa non è cattiveria, è psicologia umana, purtroppo. Se io vedo, anch'io a volte faccio così, se vedo un let's play, se cerco un let's play, vedo che un video ha 4 milioni di visite e un altro ne ha 20.000. 99 su 100 clicco su quello con 4 milioni di visite, ma non perché non voglio dare spazio a quello piccolo, ma perché diciamo che mi fido di più, ad esempio, non so, è un qualcosa comunque che la nostra psicologia ci spinge a fare. È una cazzata. Sì, lo è, non il concetto che sto dicendo, è una cazzata fare questa cosa, perché così non si dà spazio a quelli piccoli. Però appunto purtroppo molte volte non lo facciamo per cattiveria, anche perché perché dovremmo andare contro dei canali che sono appena nati? Non ha senso. Quindi alla fine cos'è? È una pratica per me all'80% controproducente e al 20% vantaggiosa, ma il 20% è un qualcosa di molto piccolo, quindi ragazzi sappiatelo, fare sub for sub alla fine, comunque alla fine, proprio alla fine, a lungo andare, non paga. Non paga. Riguardo invece quei canali che mi chiedono Diddo sponsorizzami, Diddo iscriviti al mio canale, Diddo nel tuo prossimo video di alla gente di iscriversi al mio canale. Purtroppo ragazzi non posso accontentare tutti, a parte che materialmente non avrei neanche il tempo di guardarvi tutti e vedere se effettivamente vi vorrei consigliare a della gente o no. Perché siete tantissimi a chiederlo e poi comunque non lo posso fare perché se lo facessi con una persona allora poi dovrei farlo con tutti e quindi ciò è impossibile e per questi due motivi purtroppo non posso accontentarvi quando mi fate queste richieste. Quindi aspettate un attimo, forse se sposto questa così e questa così. Aspettate, oh mio Dio, è bellissimo così, guarda. Guarda, sono sempre più fico. Cos'altro volevo dire riguardo a questo? Volevo consigliarvi invece dei canali che mi piacciono molto, che seguo abbastanza e che ovviamente non quelli stranoti che io seguo, cioè è già noto che io seguo Yotobi, che io seguo Farenz, che io seguo Parliamo di Videogiochi, che io seguo più di Pai, che io seguo mia nonna. Cosa? A parte quelli soliti, quindi quelli con cui ho fatto le coop, cioè a parte quelli che vabbè sono quelli che già tutti sanno che io seguo, i double anche, mettiamoci te, sto guardando poi anche quelli che ho nei canali consigliati, ma dirli tutti tipo è infinita come cosa. Volevo dire, sì, vabbè, smetto di guardare perché non sto guardando in camera, devo guardare in camera, devo essere professionale. Perché cazzo c'ho un video di un parto nei video consigliati? Quali sono quindi i canali che volevo consigliare? Sono dei canali che seguo, ma che secondo me non hanno alcuni, poi ce n'è anche altri, non, ora magari c'è gente che sa che la seguo e dice, ma come, non mi ha consigliato, allora mi odia. No, sono solo alcuni di quelli che sto per dire. E sono quei canali che secondo me ricevono troppo poco feedback, hanno troppa poca popolarità rispetto a quello che fanno. È ovviamente un mio parere, eh. E quindi i canali sono, intanto il primo è quello di NauxCubed, perché è il ragazzo con cui stiamo giocando a Monaco. Perché questo? Perché ragazzi, per me è un ragazzo veramente, ma veramente simpatico e ha un canale con 400 iscritti e poco più, mi sembra. Cioè, è qualcosa di molto triste che un ragazzo così simpatico abbia così pochi iscritti. Quindi, cioè, ho guardato il suo canale e ho vomitato su Bubi per il dispiacere, perché cazzo, è davvero un peccato. Quindi, il primo canale è il suo. Ovviamente poi metterò tutti i canali in descrizione, bla bla bla. Un altro canale è quello di un YouTuber italiano, uno dei tanti YouTuber italiani, non è Nocoldiz, perché già tutti sapete che io seguo Nocoldiz, dato che dico miniera in tutti i video. Vabbè, non in tutti, ma in tanti video dico miniera. E quindi è chiaro che io seguo Nocoldiz. Ma ce n'è appunto altri che seguo e che secondo me appunto hanno troppo poco feedback. Ero entrato in contatto con vari di questi YouTuber italiani, ce n'è davvero tanti ragazzi bravi che
che appunto hanno, sono troppo nell'ombra, secondo me. Ora ve ne consiglio solamente due per ora, poi semmai vi dirò anche gli altri, però quelli che io conosco, gli altri che io conosco, tipo Zio Meso, non se la prendano se... Vabbè, tanto l'ho detto. Comunque, vabbè, Zio Meso è andato, ok. Ma gli altri che conosco e che non metto in questo video, non se la prendano perché ora ne sto indicando solo alcuni. E sono assolutamente quello di The Idiot Camel, che è un fottuto genio, e personalmente, oh mio Dio, devo sempre dirlo perché qua se no la gente si incazza, personalmente ha battuto ogni altro YouTuber sulla faccia della terra, di qualunque genere, con la poop sul gioco Harry Potter e la pietra filosofale. Quella poop è qualcosa di... Quella è la mia reazione quando vedo quella poop, perché è incredibile. E l'altro pooper è Nightwisher 88, perché mi aveva fatto morire con la sua poop dei cacapeti in delirio. Almeno si chiama in delirio. Sì, in delirio. Cacapeti, ma me lo ricordo benissimo. In delirio invece no. Perché mi aveva fatto appunto morire, poi ne avevo visto anche altri ed è bravo. Quindi l'altro era lui. L'ultimo canale che consiglio è un ragazzo che io stimo veramente tantissimo, mi fa ridere un casino perché è davvero simpatico, ma ha una cultura nel suo ambito veramente immensa, veramente colossale. Lui fa recensioni di film, un po' come Yotobi, ma c'è una grande differenza. Yotobi fa recensioni soprattutto di film brutti, mi ricordo che c'erano stati dei pochissimi casi in cui li aveva fatti di film che gli erano pi piaciuti, almeno. Mi sembra che ci sia stato qualche caso, mentre lui li fa in generale film belli ma anche brutti. E ogni volta i video, alcuni, durano anche una vita perché li sviscera a fondo, ne parla in maniera approfondita. Perché non ti ricordi le parole? Ne parli in modo tecnico, ne parli in modo personale, dice cosa gli è piaciuto, dice cosa non gli è piaciuto, spiega sempre per bene ogni sua motivazione, ogni sua scelta. Davvero, fa. E poi fa anche un sacco di battute in mezzo. Quella su Kirsten Stewart, mi sembra, sul discorso del colon, che è tipo un qualcosa, una ferita nel colon rettale del cinema, un qualcosa del genere. Quando aveva parlato di quella roba lì, io ero tipo davanti allo schermo, tipo sposami, perché è stato un genio. Quindi sa far ridere, sa parlare seriamente, sa parlare di quello di cui tratta, sa parlarne veramente bene. Ed è appunto il canale, non l'ho ancora detto, beh, bravo io che non l'ho ancora detto, di Victor Laszlo 88. E a lui, fra l'altro, devo anche essere sincero, devo il mio intro, la mia intro dei video, perché dal suo modo di parlare e dal suo modo di fare ho preso, non la mia intro, scusate, la mia parte finale dei video. Quando parlo molto veloce, che chiudo il video, ho preso gran parte spunto da lui. Quindi grazie Victor per il grosso input. L'ultimissimo canale che consiglio è anch'esso un canale di un ragazzo che fa recensioni di film, ma anche questo veramente è, secondo me, molto molto poco seguito rispetto all'impegno che ci mette, rispetto a quanto vale, secondo me. Ed è il canale di Ore di Orrore. Ora però io lo chiamo Ore di Orrore, ma non vorrei sbagliarmi, perché poi c'è un HH che... Ok, no, si chiama giusto, si chiama Ore di Orrore, perché Horror House, Ore di Orrore, ok, si chiama Ore di Orrore e fa... Come potrete intuire, recensioni, parla di film horror, che sono i film che credo siano quelli che mi piacciono di più insieme ai thriller. Comunque il canale si chiama Ore di Orrore e tutti i link per tutti i canali sono qua sotto in descrizione e ciò che volevo dire è stato detto. Altre due entità che voglio sponsorizzare sono due entità, due ragazzi, due, perché non so se è ragazzi, ragazza o gruppo. Non so come ben chiamarli, uno dovrebbe essere un ragazzo e l'altro sarà un gruppo. Vabbè, ora capirete perché sto parlando in questo modo enigmatico. Quando mi riferisco a gruppo, sto parlando di Dark Cryptor, così si chiama il canale su YouTube, e parlo di gruppo, ma credo, può darsi che anche... No, no, che è un gruppo perché parla con noi, ok? È un gruppo che sta creando un nuovo gioco di Slender, col quale...
sono entrato in contatto con il gruppo e non con lo Slender, e al quale appunto ho offerto sponsorizzazione, perché lo Slender, un nuovo gioco di Slender, non fa mai male, se è made in Italy ancora meglio, e dopo tutti i giochi di merda, dopo tutta la merda che è stata buttata sullo Slender, e appunto giochi fatti male che non valorizzavano per niente questa tentacolare creatura, direi che un gioco fatto bene è quello che ci vuole. Quindi speriamo bene che questi ragazzi riescano nella loro impresa. Vi lascio in descrizione non il link al canale, ma il link alla pagina Facebook del gioco, perché il gioco sarà rilasciato solo una volta raggiunti un tot di mi piace. L'altra entità che volevo sponsorizzare era quella della pagina Facebook di le migliori frasi dei film horror. Ci siamo un po' sentiti con appunto il, com'è che si dice, l'admin, il curatore, il gestore della pagina, credo che si chiami così, e abbiamo stipulato questa sorta di alleanza, coalizione, dato che trattiamo comunque più o meno lo stesso argomento, cioè l'horror, principalmente io l'horror, questa pagina solo l'horror, e niente, quindi volevo sponsorizzarla. A volte vedrete dei miei video condivisi da questa pagina. Io vi lascio qua sotto il link a tale pagina Facebook. Ma questa parte di vlog è finalmente finita, per vostra fortuna. Per vostra fortuna perché? Perché finalmente arriva la parte che stavate aspettando con tanta ansia, ed è quella finalmente della mia camera. Me l'avete richiesto in tantissimi, porca puttana. Io ho fatto delle foto alle parti un po' più interessanti, perché farvi la foto del letto non ha senso perché non vi interessa. Quindi partiamo con la carrellata di immagini e poi lì finirà il vlog. Partiamo quindi con la carrellata di immagini. Allora, questa è una mensola che ho, vabbè, in cima alla camera, abbastanza in alto, e così sovrasta tutto. E cosa possiamo osservarvi? Allora, sulla sinistra c'è una bella action figure di Sora di Kingdom Hearts, dietro c'è un Dylan Dog gigante che devo ancora andare a leggere, a fianco a Sora c'è un altro di Dylan Dog, poi c'è il pezzo forte della mia collezione di videogames, che è Rule of Rose, gioco che è rarissimo, è impossibile trovarlo, e questo me lo sono fatto dare da mio cugino, che è l'unica persona al mondo che conosco di persona che ce l'abbia. E poi cos'altro c'è? Vedete Kingdom Hearts 1 e 2, e poi una sfilza di Landog. Noto anche che là sotto ci dovrebbe essere, sotto Rule of Rose, nella mensola sotto, il faccione di quello che dovrebbe essere Baldassarre Castiglione, almeno credo che sia lui, sul libro di letteratura italiana. Girandosi a destra, cosa si può osservare? Allora, intanto c'è Venom, quello più scuro, non quello nero a destra, scusate, quello più scuro in effetti è quello nero a destra, quello tipo viola-nero, quello comunque a sinistra, il Venom a sinistra, sembra inculato da una penna gigante, vabbè, comunque. Allora, intanto su Facebook quelli che avevano riconosciuto One Piece, la New Edition, tipo, credo si chiami così, lì a destra, ebbene sì, è quella lì. Poi c'è un volumetto di Pandora Arts che devo ancora provare, e quattro numeri di The Walking Dead che non ho mai letto e che non leggerò mai, perché ho scoperto che mi spoilererebbero. Non so se la serie TV o il gioco, quello punta e clicca, vabbè, comunque uno dei due, e dato che io voglio giocare il gioco e vedere la serie TV, non voglio assolutamente farmi spoiler, io non lo sapevo e me li ero comprati. Poi abbiamo un controller della Play 2, ed è tipo una cosa che fa venire nei pantaloni grandi e piccini appena viene vista, perché è davvero fighissimo. Poi abbiamo dietro, cos'è quello lì? Quella cosa là dietro, quello di Small Soldiers. Sicuramente avrete visto il film da piccoli, chi non l'ha visto, non ha avuto un'infanzia. È un disegno appunto basato sul film, cioè basato, come dire, ispirato, no, dal film Small Soldiers, che ho visto appunto da piccolo, ed è un disegno che ho fatto da piccolo mentre ero ricoverato in ospedale. No, non vi sto a spiegare per cose, perché sono cazzi miei. Comunque è una cosa che ho fatto appunto mentre ero ricoverato, e ha un valore molto grande, un valore affettivo per me, perché
mi ricorda quel periodo che ovvio era un periodo negativo, ma io come un piccolo soldato con uno small soldier ho passato quel periodo e niente, ha un valore affettivo. Comunque niente di grave, ragazzi, tranquilli, però appunto ha un valore affettivo. E poi abbiamo due stagioni di Misfits, la prima e la seconda, e Bastardi senza gloria, uno dei film da me più amati in assoluto. Non è il film da me più amato in assoluto, per quello lì è il film Le Iene di Quentin Tarantino, ma sì, comunque c'è sempre lo zampino di Quentin Tarantino, ma è comunque un film da me molto molto amato. Se vi interessa, comunque siete curiosi, i film preferiti sono Le Iene di Quentin Tarantino, V al secondo posto, V per Vendetta, al terzo posto non saprei, credo Warrior, quello con Tom Hardy. Poi c'è, io metterei un bel Shutter Island, poi Fast and Furious 6 che ho amato alla follia. Porca puttana, ho amato il nuovo Fast and Furious. Vabbè, comunque andiamo avanti. Questo è uno zoom su Misfits, Bastardi senza gloria. Potete vedere anche gli unici 4 giochi che ho in versione disco, ovvero Crysis 3, Kane e Lynch 1, che mi è stato regalato da uno di voi, Manhunt e Alpha Protocol. Mentre, vabbè, in mezzo ci sono dei dischi random e poi il primissimo Tomb Raider. No, non credo sia il primissimo. Comunque un Tomb Raider, cioè il primissimo gioco, ecco, scusate, un Tomb Raider a caso per la Play 1, che è stato il mio primissimo gioco per la Play 1, ecco. E niente, basta. Questa è una panoramica della postazione dove gioco, dove filmo, bla bla bla. Potete vedere sotto la scrivania il case con sopra una ciabatta con attaccate 6.000 spine, mentre passando alla parte interessante, davanti alla scrivania, alla vostra sinistra abbiamo Dorothy in versione abbronzata, super fiera, comoda. Davanti c'è tastiera e mouse, controller. E vabbè, TV a fanculo e vabbè, il portatile in mezzo, il portatile è quello che mi serve per caricare i video durante la notte. In primissimo piano c'è poi il comodino che ha le ruote sotto, no, non è costantemente lì, sarebbe una rottura di palle immensa. C'è un comodino che ha appunto sotto delle ruote così che possa essere spostato di qua e di là, dove poggio il treppiedi con la telecamera quando poi mi filmo. Tra la sedia e la TV c'è il fierissimo quadro di V, del quale vado fierissimo, e sopra V ci sono i quattro faretti che accendo perché la camera è totalmente al buio. Ci sono appunto i quattro faretti che accendo quando filmo la sera. Vabbè, qui è un'altra visione della stanza dal davanti. Si può osservare che sotto la TV c'è un gatto di pietra dipinto su una roccia da mia zia. Non so a quanti di voi questa cosa interessi, ma immagino a tutti, vero? E poi, ecco, questa invece è una foto abbastanza poetica, potrei anche applicarci un filtro per renderla quasi eccitante, ed è in pratica la foto di come avviene la registrazione di un video. Come potete vedere, in questa foto, in questa immagine c'è la telecamera che è già partita, che sta inquadrando la sedia. Ovviamente manco io perché non, sarebbe stato abbastanza difficile fare la foto altrimenti. E niente, questa cosa, questa inquadratura qua con un V là dietro che sorride beffardo me lo fa venire duro. E poi si passa alle ultime tre foto, dovrebbero essere ancora tre, e questa è una mensolina, è un terzo di una mensolina che ho sopra il letto. Allora, troviamo sulla sinistra un pupazzetto che mio padre mi regalò quando avevo tipo 5 anni o 4, vabbè, comunque che ha un'età incredibile e che funziona ancora perché se gli schiacciate la pancia fa rumore, fa "Ehi, capo!" così. E a me faceva morire dal ridere quando ero piccolo e adesso ovviamente ha un valore affettivo immenso. E poi davanti al pene del peluche c'è un disco rigido, poi c'è un cubo di Rubik, c'è la famosa moto, quella che amate tanto, poi c'è, vabbè, il Dylan Dog, il
Il disegno che mi aveva fatto venire un sacco di tempo fa, sì, che si intravede, poi si vedrà meglio dopo, credo. Vabbè, di me quando c'avevo ancora i riccioli. E poi davanti un Legolas smargiasso che sfida gli orchi. Ecco qua, sì, si vede meglio adesso. Appunto, c'è ancora Dylan Dog, ancora Legolas, un cubo di Rubik ancora. No, non è che ne ho due, è che poi l'ho spostato. E appunto si vede quell'altro fanart fantastico. Cioè, quell'altro, scusate, sempre quel fanart là di prima, fantastico. E poi una cartolina dei The Warriors, uno dei film da me più amati in assoluto. E vabbè, due libri random. Mentre ecco qua la foto finale di questo reportage, abbiamo l'ultimo pezzo di questa mensola, e c'è, vabbè, sempre i Warriors che si intravedono, ancora un pacchetto di quelle fottute caramelle che ho di nuovo spostato nel fare le foto, e poi appunto il ritratto che mi è stato inviato non molto tempo fa e che ho stampato e appunto messo lì tutto tronfio, che mi fissa e mi dice: guardami quanto sono fico, tu che sei me nella realtà fai schifo. E poi vabbè, a destra, davanti a dei lacci da scarpe, si intravede un pezzettino di un laccio da scarpe, c'è il libro di BioShock, uno dei libri più belli che io abbia mai letto, ma non perché è il gioco, ma perché è un libro davvero intelligente e fantastico per le implicazioni politiche, filosofiche, storiche, e tutte queste cose qua, davvero fantastico. Questo sono io incazzato invece. Scusate, mi sono trovato un sacco di foto nel cellulare, ho fatto copia e incolla nel computer e mi sono trovato pure sta qua. Questo sono io incazzato perché c'ho quel ciuffo di merda che mi cade, perciò ho fatto questa foto, come dire, depresso, l'ho inviata alla mia ragazza e le ho detto: ecco perché mi sto andando a tagliare i capelli, guarda questa merda. Quel ciuffo di merda. Questa invece è la gatta che dorme, smargiassa sul, come dire, su un gradino del terrazzino, e è lì che sbava dalla goduria di stare al sole. Il vlog quindi si chiude qua, ragazzi. Grazie per avermi seguito fino a qua. Vuol dire sempre tanto, e perciò vi do appuntamento al prossimo episodio, al prossimo video, al prossimo let's play, al prossimo qualunque cosa sarà. Lasciate un mi piace, un commento, diventate fan sulla fanpage, iscrivetevi su YouTube. Bella, ragazzi, ciao! Perché farvi le foto del letto, che cazzo che non si vede, idiota che sono. Comunque.